ridipingono l'Europa. Stravinsky strugge con la sua musica rivoluzionaria. I primi messaggi viaggiano nell'etere con il radiotelegrafo. No, questo è uno spettacolo un po' particolare che stiamo portando in giro già da qualche tempo, perché è stato pensato e concepito in occasione del centenario della guerra del 15-18 e quindi del periodo del ricordo, della memoria anche di questa tragedia dell'umanità che ha coinvolto il mondo in un disastro nato da piccole cose, piccole scaramucce. Nell'Occidente si vive all'insegna dell'ottimismo. L'arte e la cultura sono interesse di tutti. Nessuno poteva immaginare che una cosa del genere potesse portare a cancellare un'intera generazione dalla faccia della terra nel mondo. E quindi penso che sia fondamentale che gli uomini, intesi come esseri umani, ricordino queste cose nella speranza di fare qualcosa per evitare che fatti del genere possano ripetersi. Questo spettacolo però, invece di raccontare in maniera didascalica o documentaristica la guerra, che insomma ce ne sono di cose fatte benissimo per cui non era il caso di farne un'altra, noi invece abbiamo provato a rileggere la guerra attraverso la mente, il pensiero e l'arte di tanti artisti che la guerra l'hanno vissuta, attraversata o ascoltata a secondo insomma delle varie esperienze. Quindi pittori, musicisti, letterati in generale, poeti.